Non meno ingrato di quello del pescatore è sempre stato il lavoro di chi deve strappare i frutti alla terra avara. Terra che per la sua natura scoscesa non consente l'uso di macchine agricole. E così, ancora oggi, il contadino deve aiutarsi con il pesante piccone a tre becchi, un magaio, per secoli attrezzo agricolo per eccellenza, capace di dissodare le più dure zolle della montagna. Richiede braccia e schiena fortissime, piedi ben piantati a terra, ostinazione feroce. Nella maggior parte dei casi, questo forzato della zappa era lo stesso proprietario del terreno. La proprietà agricola in Liguria era e resta estremamente frazionata e sopperisce a malapena la sopravvivenza familiare. Il confronto mare-terra è presente ovunque in tutta la Liguria, ma ha un'evidenza di duro paragone soprattutto nella zona detta delle Cinque Terre, nella riviera di Levante, dove il terreno per l'agricoltura è stato ricavato spianando i pendii anche più scoscesi con un sistema di terrazzamenti, le fasce sostenuti da muri a secco. Le Cinque Terre. Cinque paesi come questo, Vernazza. Gli altri sono Monterosso, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore. Paesi isolati sulla costa scoscesa, tra il mare e il massiccio gioco appenninico del Bracco. Gli abitanti delle Cinque Terre sono marinai o viticoltori. Il terreno sul quale essi lavorano è impastato di salsedine, dà al vino il suo sapore già famoso per gli antichi. Milioni di metri quadri di muro per 15 per 20 chilometri dal mare alla montagna. Milioni di metri quadri di muro a secco che chissà da quando, chissà per quanto, i nostri padri, pietra su pietra, hanno con le loro mani costruito. Ha scritto nel primo Novecento il ligure Giovanni Boine. La natura stessa dei terreni a fasce e la scarsezza dell'acqua costringono l'irrigazione ad ogni sorta di acrobazie idrauliche. I corsi d'acqua sono magri, come questo sormontato da un ponte medioevale a dolce acqua. E anche quelli che meritano il nome di fiume presentano discontinuità torrentizie nel loro regime. Le vallate continuano, ce lo confermano le esplorazioni subacquee, sotto la superficie marina. Come se la costa che vediamo costituisse soltanto la parte più alta delle pendici di un territorio sommerso. Sommerso o ancora in corso di emersione. La natura, con i suoi contrasti radicali, evoca un mondo non ancora assestato. E da secoli, nei paesi liguri, le case si puntellano a vicenda con arcate, a cautelarsi da improvvisi tremori della terra. L'ultimo grave terremoto che seminò la rovina sulla riviera di Ponente è del 1887. Il paese di Bussana restò abbandonato. Gli abitanti preferirono ricostruire le loro case altrove. Ora questo paese fantasma è il rifugio di isolati protestatari, solitari nomadi che si fissano qui prima di ripartire per mete ugualmente desolate e perdute. Un rifugio, perduto questo nella lontananza dei millenni, è alla grotta dei Balzi Rossi, dove abitò l'uomo preistorico. Alberghi, strade, ferrovie assediano il silenzio del monte di fronte a Grimaldi, all'estremo confine occidentale della Liguria, ove s'aprono le grotte. E così, oggi, il fragore quotidiano raggiunge queste dimore. Antri, ove l'uomo abitò e nascose i suoi tesori, collane di conchiglie e di spine di pesce. Antri come quello di Toirano, dove il Neanderthal lasciò per sempre, pietrificata nel fango, la sua impronta. Tra gli animali che l'uomo preistorico di queste caverne cacciava c'erano elefanti, ippopotami e rinoceronti.
i grandi bufali. La fauna tropicale si estendeva fino a queste latitudini. Una fauna che sulle rocce di alcune località delle Alpi Liguri, oggi oltre il confine francese, come il Monte Bego e come altre zone impervie ricche di grotte, fu raffigurata da ignoti artisti della preistoria. Oggi, se la fauna è meno esotica, la vegetazione della riviera, ne è un esempio il Parco di Nervi, accoglie e fa suo il più multiforme campionario di specie delle Americhe, delle Indie, dell'Oceania, dell'Africa. Diciamo, potrebbe accogliere se l'uniformità imposta dalla nostra civiltà ne lasciasse lo spazio. Comunque, le palme continuano ad agitare le loro foglie al vento, l'agave ad affacciare le sue foglie carnose e acuminate sulla costa scoscesa, gli stocchi d'erba spada penduli da un ciglione di una poesia di Eugenio Montale. Subito sopra la zona costiera di Flora comincia quella che si chiama la zona dell'olivo, sebbene gli oliveti da 70 anni a questa parte tendano gradualmente a sparire, perché poco redditizi e insidiati da un ciclico insetto distruggitore, la mosca olearia. Al loro posto, nella riviera di Ponente, specialmente nella zona di Bordighera, si sono estese le coltivazioni di fiori, rose, garofani, anemoni, crisantemi, dalie. Quando si nominano i fiori, le abitudini del linguaggio letterario intessono attorno alle parole suggestioni delicate e sontuose. Ma qui i fiori implicano qualcosa di ben diverso. Dove arrivano le coltivazioni dei fiori, il paesaggio diventa brullo e uniforme per garantire la massima esposizione al sole senza nulla che faccia ombra. I fiori crescono in file regolari tra bacchette e fili intrecciati che impongono verticalità agli steli e sono ricoperti da lastre di vetro o da stuoie per proteggerli dalle gelate invernali. Il lavoro dei floricoltori è incessante e ansioso, legato agli imponderabili cambiamenti di clima, agli assalti di insetti e parassiti sempre nuovi. Il prodotto delle loro serre si gioca in una borsa di affari rischiosi, di competizioni spietate, di tensioni, di liti. Le leggi della produzione industriale vengono applicate ad un'agricoltura povera. Per questo, in Liguria, i fiori sono sinonimo di durezza. Dai fiori ai complessi portuali. Dall'agricoltura industrializzata passiamo all'industria vera e propria, concentrata a Genova e negli altri tre centri maggiori. Imperia, antica regina dell'olio e della pasta, ha conservato qualcosa del suo carattere appartato. Alto sulla costa, il suo duomo neoclassico domina il quartiere detto Porto Vecchio. Savona ripete in piccolo il modello di Genova. Nel suo porto scopriamo la torre di Leon Pancaldo, il savonese pilota di Magellano. E intravediamo oltre le navi alla fonda nel suo golfo, si avvia sempre più a diventare approdo di navi petrolifere, anziché di flotte militari. La nave è di questa attività industriale la ragione d'essere, il primo motore di tutto ciò che qui si fa e si trasforma.
Anche oggi, in un'epoca di macchine che fabbricano altre macchine, fare una nave rimane un'arte. Con i piaceri che solo l'arte riserva e ricompensa delle fatiche. Il piacere del rapporto coi materiali, il piacere del raggiungimento di una forma ideale, il piacere di creare con le proprie mani oggetti non incompatibili con l'armonia del mondo o con quel che ancora ne resta. Il varo è il momento in cui la nave, oggetto inanimato, acquista l'autonomia di una creatura vivente. È simile ad una nascita. Passaggio dalla terra al mare ha in sé la meraviglia di una metamorfosi. Per questo ogni varo conserva un carattere di festa e di rito, che è sensibile soprattutto quando non è accompagnato da cerimonie ufficiali, discorsi, ma è solo momento emozionante in cui si collauda il frutto delle proprie fatiche e della propria esperienza.